Non è vero. Tu non mi conosci, non ti ho mai visto. Te l'avevo detto che sapeva solo mentire. No, non è una menzogna. Io vi conosco bene, tutti e tre. E non importa quello che stai cercando di nascondere di te, Luciano. Tu lo sai che è vero. Io non sto cercando di nascondere nulla. Sono stato il più sincero finora qui dentro. Sono l'unico che si ricorda che cosa gli è successo prima di finire prigioniero. E non mi sono fatto problemi a dirlo. Però ho esitato. Non l'hai detto subito. Ti ci è voluto un pugno per dirlo. Un pugno? Sì. Il nostro rapitore non ama le cortesie. Cosa c'è? Hai paura? Perché hai esitato, Luciano? Non ho esitato. Mi è venuto in mente soltanto dopo il pugno. Quando l'ho preso mi sono ricordato del proiettile che mi ha bucato la testa. Così tu saresti morto! È la verità. E tu gli credi? Gli crederò finché tu non saprai essere più convincente dicendomi come fai a conoscermi. Milena, tu non dici niente? È questo il tuo nome? Ti chiami Milena? È inutile. Non ha aperto bocca da quando è entrata qui dentro. Forse le hanno tagliato la lingua. O forse non parla perché ci sei tu. Non ho mai visto questa donna in vita mia prima d'ora. Ed anche in questo caso non è la prima volta che lo dico. Ancora non mi hai risposto. D'accordo. Vuoi sapere come faccio a conoscerti? Perfetto. Te lo dirò. Non aspettiamo altro. Era una notte di marzo, un venerdì notte, per essere precisi. E tu eri fuori dall'albergo, sulla statale, fuori Milano. Ed eri in compagnia di un uomo. Non ci credo. Io non ero lì per te. Nello stesso albergo c'era quel cantante rock di cui si diceva nascondesse una relazione omosessuale. Dovevo fargli delle foto imbarazzanti. E ricattarlo, figlio di puttana. Ma prima di lui sei uscita tu da quell'albergo. Eri con un uomo alto. E mi ricordo di te perché eri la donna incinta più bella che avessi mai vista. E poco tempo dopo, durante un altro incarico, ti ho trovato di nuovo sul mio cammino. E ora, eccoci qui. Sono stato abbastanza convincente. Sarai contento ora. Sei riuscito a rendere la situazione davvero molto più leggera. Siamo tutti felici del tuo intervento. Non credergli. Di sicuro sono tutte cose che gli hanno ordinato di dire. Forse ha barattato le nostre vite con la sua per sfuggire a questa situazione. Ricordati quello che ti ho detto. Lui sa solo mentire. Lo capirà prima o poi che quello che gli stai dicendo non è la verità. Stai zitto, brutto stronzo. Non dire un'altra parola! Ti fidi di me? Sì, mi fido. Come stai? Non lo so. Dalle vostre facce deduco che i discorsi non siano troppo allegri qui dentro. Hai una bella faccia tosta. Da quando hai portato qui il tuo amico baffone è diventato tutto un vero spasso. Pensi ancora che sia un mio amico? Lei ha parlato? Non ancora, neanche una parola. D'accordo. Perché l'hai fatto? Lascialo stare. Tornerò fra 2 ore. Se entro questo tempo non ti sarei fatto raccontare ciò che voglio sentirmi dire, li uccido. E che cosa vuoi sentirti dire da lei adesso? Tu falla parlare. Non ti aspetterai che parli per salvarli, vero?
avanti. Ah, Lydia. Qualcosa per me? Qui c'è il fascicolo con i verbali del processo alla farmaceutica. Sì, 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 mi ricordo. Chiederemo degli altri soldi. Ce n'è sempre bisogno, no? Dammi pure. Qualcos'altro? Qualche chiamata, ma l'ho sbrigata io per te. Ho detto che eri impegnata. Hai fatto bene. Come mai così slanciata oggi? Volevo fare colpo. Sull'avvocato Poretti? Su di te. Tu ci riesci sempre. Ah, avevamo detto non sul lavoro. Hai ragione. Meglio che vada. Amelia ha chiamato di nuovo la clinica. Tuo fratello Carlo ha chiesto di te. Dice che non vai mai a trovarlo. Sì, sì, ci vado dopo. Te l'hai fatto venire da me, finalmente. D'accordo. No, no, aspetta, ti prego, aspetta. Non andartene, ti prego. Hai idea di cosa voglia dire per me venire qui? Sì, lo so. La reputazione, una carriera da difendere. Che vergogna per un avvocato come te avere un fratello tossicomano. È così? E non dirmi che sono una stronza. Non sono stata io a farmi di eroina e a ridurmi nelle tue condizioni. In compenso sono io che ti pago la clinica, quindi fammi il favore di stare zitto. È per questo che ti ho fatto telefonare. Ho parlato con la tua assistente. Com'è che si chiama? Lydia. Senti, dimmi qual è il problema e lasciami andare. Ho finito i soldi, Millie. Ti ho fatto un bonifico che avrebbe coperto i prossimi 6 mesi. È venuto un tizio, uno a cui dovevo dei soldi per la droga. Li ha pretesi, io dovevo darglieli. Ha detto che sapeva chi eri e che ti avrebbe ucciso se non glieli davo subito. Ti ho salvato la vita. Ma adesso la clinica vuole la rata mensile e io non ho più un centesimo. Ti prego, ora tocca a te aiutare me. Non farmi sbattere fuori di qui, sono tuo fratello. Se mi sbattono fuori, sono finito. E questo è tutto? Non ho altro da dirti. Ma non te l'ho detto per salvare questi due. Giorgio è un bastardo senza scrupoli. E l'altro? Com'è che si chiama? Luciano. Non l'ho mai visto. Ma secondo me non c'è da fidarsi. E allora perché l'hai fatto? Perché c'è una persona che mi aspetta fuori di qui. E tu hai qualcosa di lei. No! Aspetta! Sono sicuro che quello che le hai detto sono tutte cose vere. Ma hai tralasciato la cosa più importante, altrimenti lei non sarebbe così tranquilla. Hai 3 secondi di tempo per dirle tutta la verità o altrimenti io ammazzo. Aspetta! Una! Ti prego! Due! Dillo, Minella, ti prego! 3! Lo conosco! Lo conosco! Lo conosco. Conosco Luciano. Questa non ci voleva.